'Cause I'm a freak. Sono una inquilina sto traslocando. Tu fai tutto proprio quello che dice l'oroscopo. Quello che dice Orion, sì. Allora Orion, scrivi. Donna pesci, fatevela dare una botta da un bilancio. Una botta vera. 'Cause I'm a freak. Povera ragazza, cioè alla fine però la vince lei, quindi Sì, ma non è che se ne esce, cioè se ne esce come il travestito. Ho detto il finale. Non è vero, fai vedere Maria che non è vero. Ma fai vedere. Vergine, una giornata che si presenta propizia potrebbe essere funestata da un taglio letale. Che dolore! L'idea era di fare un film popolare, io ho sempre fatto film popolari e quindi quando abbiamo scoperto che la parola più cliccata, la terza parola più cliccata su Google era l'oroscopo, il primo era meteo e il secondo il papa, allora abbiamo detto ma forse un argomento così popolare potrebbe funzionare. Poi io ero uscito dalla Scuderia De Laurentiis quest'anno e quindi diciamo dovevo ricrearmi un po' un parterre di attori. E quindi il fatto di poter avere 12 possibilità, visto che 12 sono i segni, mi ha permesso di mettere insieme un cast, mi sembra bello e anche però eterogeneo. Insomma, sono molto contento del film. Signor Fox, lei ha scritto a noi della bilancia. Proseguite spediti, per la vostra strada non vi fermerà nessuno. La stradale con la paletta mi ferma a 150 euro di verbale più 6 punti sopra la patente, signor. Cazzo di nero! Come è andata con questi due matti? Vuoi capire, no? C'è quello del mattino, già così presto, già non ce la faccio più. Guarda, te lo giuro, non vedevo l'ora già che finisse questo tragitto. Ma vogliamo festeggiare perché ha azzeccato il congiuntivo, quindi è la prima volta che succede. Incredibile, sì, non è italiano. Come faccio? Devo sopportarlo tutto il giorno. C'è una presenza strana. C'è il ragazzo. Mi vuole, dall'inizio del film, mi vuole pomiciare con la Rodriguez. E lei, non spiegabilmente, stai fermo, Massimo, che tu... E poi se la prende con me, non riesce con lei e si sfoga con me. Bel cucciolo. Ma come si chiama sto cane? Suarez? Ci siamo sfiorati con Massimo. Sì, è vero. Ci siamo solo sfiorati, non abbiamo recitato insieme perché è ad episodi il film. Però è una gran bella esperienza, cioè ragazzi abbiamo recitato con quelli che si sono inventati questo genere di film. Per noi è un onore, quindi è arrivato subito perché siamo giovani. E quindi botta di culo, si può dire che è una botta di culo per noi? Una botta di culo, si può dire. Aia, aia, ma cosa state facendo? L'anestesia locale, no? Ma per operarmi il dito vi addormentate il culo! I miei film che escono sempre nel periodo natalizio devono avere la caratteristica di essere onesti, di essere semplici, di essere popolari, di promettere nel teaser quello che poi si troverà nel film. Quelli che mi piacevano molto erano i film demenziali americani, L'aereo più pazzo del mondo, tutta quella serie lì, è un tipo di comicità che mi piace molto ma che in Italia è praticamente impraticabile. La comicità è tutto quello che fa ridere, qualsiasi cosa, se uno scivola adesso su una buccia di banana, uno ride, quell'altro dice cazzo mi fa male, però tu ride. Qualsiasi cosa fa ridere è comicità. Quello che fa ridere è la quotidianità, cioè qualsiasi cosa, la quotidianità, poi quando uno è credibile fa sempre ridere, le cose semplici fanno ridere, cose non artefatte, non sono un amante delle maschere, ecco. No, è vero, sono così, tutti e due. Bene, lei dice solo così, è vero, vabbè, così sa di non sbagliare, capisci? Forse potrebbe essere anche che la Marianna qui non è una donna, è un uomo. L'abbiamo già detto prima, infatti. Buonasera, ciao. Non potete raccontare il finale del film, dai. Ma almeno ci vediamo domani. Tutto dipenderà da quello che scrive domani Orion. Vi ricordate quando ho scritto la bilancia non fa per voi? Tutte cazzate. 'Cause I'm a freak.